Tutti in effetti si chiedono ancora cos'è l'amore. Qualcuno addirittura ha supposto che trovare la risposta ad una simile domanda equivarrebbe a trovare la risposta alla domanda. Oggi prenderemo in esame il caso 1776, ovvero la relazione tra due esseri umani di etnia norvegese residenti ad Alta, Norvegia. Questo è Gunnar e questa è Tuva. Gunnar proviene da una famiglia di puritani, Tuva da una di liberali. In occasione delle Olimpiadi invernali di Lillehammer, mentre Tuva fuma nelle strade innevate del centro, i due si incontrano. Per scusarsi, Gunnar invita Tuva a bere un akevit nel romantico Toppenbar. A Gunnar piace Tuva e anche a Tuva piace Gunnar. Gunnar e Tuva rientrano insieme ad Alta, decisi a rivedersi. Ane, la madre di Gunnar, vuole conoscere le idee di Tuva. Ma le convinzioni religiose di Tuva sconvolgono la madre di Gunnar. I due litigano in macchina. Durante una festicciola a casa di amici, Tuva sbatte in faccia a Gunnar tutta la sua educazione liberale. Gunnar rientra a casa da solo e sconvolto. Dopo svariati discorsi filosofici, Tuva convince Gunnar che l'amore è libero e può assumere diverse forme. Per la sua vicinanza al circolo polare artico, l'inverno di Alta è caratterizzato da giornate piuttosto brevi, anzi corte, anzi cortissime. Questo non giova di certo all'umore dei giovani norvegesi. Durante l'ennesimo pranzo a casa dei genitori di Gunnar, Tuva anticipa la sua intenzione di non volersi sposare mai. Nonostante i tempestivi soccorsi, la madre di Gunnar non raggiunge l'ospedale. Per cambiare aria, Gunnar e Tuva si trasferiscono a Storfjord. Dopo 5 anni, Tuva si risveglia trentenne e con un unico desiderio: avere un figlio. Dopo 8 mesi e 1 settimana nasce, con un leggero anticipo, il piccolo Eric. La comparsa di un figlio provoca un'eccezionale inversione dei ruoli nei suoi genitori. Già dopo i primi 2 anni della nuova vita, Gunnar ha viaggiato per mezzo mondo e ha battuto quasi tutti i tabù di cui era a conoscenza. Tuva nel frattempo ha aperto una piccola agenzia turistica che offre safari in motoslitta negli accampamenti Sami, gli indigeni locali. Al suo ritorno Gunnar viene posto di fronte al fatto che suo figlio Eric non è in grado di riconoscerlo. Turbato, Gunnar decide di dedicarsi all'impresa familiare e inizia a frequentare ambigui festini negli igloo, mentre Tuva ed Eric si godono l'aurora boreale. Gunnar e Tuva riflettono quasi alla perfezione uno dei luoghi comuni più in voga dell'ultimo secolo. Gli opposti si attraggono. Quella presa in esame, una delle 16.567.000 variabili finora calcolate dal Centro di Studi sui Rapporti Amorosi, situato a Berceto, sull'Appennino Tosco-Emiliano, in Italia. Nella prossima puntata prenderemo in esame il caso numero 280. Questo è Diego. E questa è Isabel. Diego e Isabel vivono a Huaraz, in Perù.